Buonasera, buonasera da parte mia e da parte di Skyway. Benvenuti, siamo in prossimità del Natale, una settimana ed è Natale. Anche questa sera siamo qui a parlare un pochino del progetto Skyway. A una settimana dalla diciamo, presunta conclusione della fase 12, in realtà è stata slittata di 2 settimane. Esattamente la prossima settimana, il 26, quindi per il giorno successivo a Natale, abbiamo il giorno di Santo Stefano, abbiamo la scadenza della fase 12. Costruisci Skyway, salvi il pianeta. Benvenuti, a tutti. Mi sentite forte e chiaro? Penso di sì. Abbiamo visto un video di presentazione che ormai è un video che ci permette di dare un consolidato di Skyway per le linee che sono presenti a Minsk, le linee certificate, l'Unibike, l'Unibus, l'Unibus a 3 moduli, eccetera, eccetera. Bene, questa sera voglio dedicare un pochino di attenzione a chi ha portato alla ribalta questo progetto e quello che ha potuto generare in questi anni attraverso la diffusione e la sensibilizzazione di una visione, di una missione che quest'uomo, a partire dal 1977, ha portato avanti. Parlo di Anatoly Yunitskiy. Chi non lo conosce, ebbe l'idea di creare un dispositivo in grado di portare le merci nello spazio senza l'utilizzo dei razzi. Ma questa sera approfondiremo un pochino meglio questo aspetto che diamo per scontato e non è affatto scontato che si possa ottenere delle soluzioni per ridurre l'inquinamento, l'energia utilizzata e abbattere diciamo, le insicurezze per questi fenomeni legati al trasporto nello spazio. Yunitskiy ha lavorato intensamente dal 1977 sulle sue idee, sulle sue visioni, scrivendo progetti. Che poi sono diventati brevetti, certificazioni e oggi sono pronti per essere esecutivi. Quindi è una storia che rimarrà nella storia. Scusate la ripetizione delle parole, ma è veramente una grande storia di successo che porterà a uno sviluppo economico senza precedenti, nel senso che ci sarà un risviluppo di nuovi settori legati a un ammodernamento delle infrastrutture per il trasporto. Nella sua vita ha avuto grandi premi, diciamo, riconoscimenti. E l'ultimo, proprio la scorsa settimana, mentre facevamo il webinar, c'è stato un premio importantissimo, al quale Yunitskiy ha fatto un suo dibattito molto importante. Una lettera aperta a parlare di ciò che è la sua visione, non solo di cambiamento del trasporto per terra, ma anche nel cielo. Allora, cosa c'è stato la scorsa settimana? Una presentazione per un premio internazionale slovacco per la pace. Si è tenuto a Bratislava, dove si tiene tutti gli anni. Questo è un premio è riconosciuto tutti gli anni, è un forum informale, ma legato a premi che vengono consegnati a persone che hanno dato un contributo significativo alla causa della pace, in modo
migliorativo sulle condizioni di vita del genere umano, assicurando la sicurezza con metodi non violenti e contribuendo allo sviluppo a tutto tondo della civiltà, intesa civiltà, società umana, singole nazioni e paesi in tutto il mondo. Questo premio è un premio molto importante, che esiste dal 2015, non è tanto tempo, ma è molto importante. José Ángel Gurría è uno dei finanzieri più grandi del mondo e il segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Quindi, diciamo che è stato riconosciuto a UNISCHI un premio internazionale molto molto importante, che detta le fondamenta per un cambiamento nella pace con metodi non violenti e contribuendo al miglioramento della vita di ogni genere umano, sia ovviamente le persone, ma anche gli esseri animali e vegetali. UNISCHI ha ribadito che il programma di Skyway è in grado di unire il mondo intero. Quindi queste sono parole molto importanti. A questa cerimonia hanno partecipato personaggi molto importanti, il ministro della difesa slovacco, gli ambasciatori della Cina e della Federazione Russa. Quindi diciamo che personaggi che sanno chi è oggi Skyway. Uomini d'affari, scienziati, politici, e tutti questi hanno partecipato a questo forum. E il progettista generale della String Technology, appunto l'ingegnere Anatoly Ninsky, ha detto agli ospiti testuali parole, ve le leggo perché non c'è modo migliore per esprimere quello che Ninsky vuole dire. Ha notato che l'umanità ha bisogno di soluzioni fondamentalmente nuove e creative. Dobbiamo pensare con coraggio e applicare soluzioni che ieri ci sembravano impossibili. Se per salvare il pianeta abbiamo bisogno di creare un'alternativa alle auto con un motore a combustione interna, questo deve essere fatto ora. Se per il futuro dell'umanità l'industria ha bisogno di essere messa nell'orbita vicina alla Terra, lo sviluppo in questa direzione dovrebbe essere avviato il prima possibile. Queste sono le considerazioni che Uninsky ha diffuso alla platea a questa cerimonia. E io aggiungo, faccio un'osservazione da un punto di vista di semplice cittadino, che siamo arrivati a un punto in cui, mentre 20 anni fa, 25 anni fa, l'automobile era una soluzione vincente perché mi poteva trasportare in un qualunque posto, quindi un mezzo flessibile, al contrario del treno o delle infrastrutture su binario. Oggi è cambiato un pochino questo pensiero del fatto che l'auto è così importante per tanti aspetti. Il primo aspetto ovviamente è quello che l'auto presenta in certi contesti, a lunghe distanze comunque sempre ottima, anche nelle brevi, ma sta diventando un problema muoversi perché ci sono i problemi di congestione. In primo luogo. In secondo, più mezzi ci sono in circolazione e maggiore è il rischio di incidenti, di rimanere invalidi, di morire. Purtroppo sì, c'è questo dato che muoversi in macchina è pericoloso. Un altro aspetto importante è il costo economico che le auto hanno, quindi le famiglie in generale sono sempre più povere. E quindi hanno bisogno, il costo dell'auto diventa importante, in certi contesti. C'è anche un altro aspetto importante, quello è sociale, quello della società. Se voi andate a vedere dai sondaggi, i giovani, mentre 20 anni fa avevano il pensiero della macchina come un mito,
oggi i giovani non vedono così importante l'auto come nel passato. Perché? Perché hanno altre ambizioni, quello di viaggiare. Quindi sì, l'auto ci permette di viaggiare, ma il viaggiare delle persone è quello di viaggiare velocemente, in comodità e in sicurezza. Quello che oggi non è affatto così, perché anche per prendere l'aereo dobbiamo spostarci, dobbiamo usare comunque altri mezzi. Non sempre è così semplice anche con l'aereo. E quindi c'è bisogno, c'è un'esigenza forte di un cambiamento. E oggi le infrastrutture fisse come treni, come metropolitane, che sono comunque usate, ma non hanno questa facoltà di essere flessibili, avranno, a mio avviso, una grande rivincita, quella che Skyway ci può dare con infrastrutture molto flessibili che a grandi distanze ci faranno vincere. Questo è il mio pensiero. Andiamo avanti con quello che ha detto Juninsky. Esplorare lo spazio usando i razzi è irrazionale e non rispettoso dell'ambiente. Lui sostiene anche oggettivamente con dei conti, dei calcoli, che i razzi per andare nello spazio sono nocivi. Per l'ozono sono dispendiosi in carburante e inquinamento. E l'uomo ucciderà la Terra se non realizzerà la produzione nello spazio. C'è una via di uscita che è il veicolo planetario. Questo veicolo planetario è un progetto che 30 anni fa ha analizzato Juninsky. E è arrivato a una conclusione che l'unica tecnologia di trasporto possibile per l'esplorazione spaziale su larga scala per l'umanità è il metodo non razzo, quindi anziché i razzi, il non razzo. Ovviamente ci sono altre idee, quello dell'ascensore spaziale, altri concetti simili, ma sono tutti difficili da implementare, almeno nel prossimo futuro. Inoltre, la loro produttività non supera le 10.000 tonnellate di carico all'anno. Cioè, ci vuole una soluzione intelligente per portare le merci nello spazio. Ma ho una mia decisione, di cui probabilmente hai anche sentito parlare. Il progetto è stato chiamato Planetary Vehicle OTC. Perché vi parlo di questi progetti che di per sé molte persone sono scettiche? Stesse persone che magari hanno aderito all'iniziativa per il trasporto su stringa veloce, perché ovviamente ci vogliono tanti soldi, ma non è proprio così impossibile. Perché? Perché per fare un progetto di questo tipo bastano 4-5 finanziarie americane per l'industrializzazione delle armi. Quindi intendo questa cosa perché chiaramente le risorse sono tante, ce ne vogliono tante, ma se i governi, i paesi si mettono insieme, si può fare e ottenere questa soluzione. Il progetto che ovviamente parla di Juninsky, il progetto chiamato Planetary Vehicle OTC, è un progetto che unirà l'umanità. Diventerà una piattaforma indispensabile per il futuro sviluppo di veicoli spaziali riutilizzabili, come quelli sviluppati dalla tua azienda oggi, cioè quella che è l'ESA, che l'ESA è la società spaziale. Il periodo di implementazione del progetto sarà di circa 20 anni, quindi questo progetto è un progetto a lungo termine, chiaramente. Ma Juninsky osserva sempre nella conferenza dove è stato premiato per la pace che la Terra è il miglior pianeta nell'intero universo e dobbiamo salvare i suoi discendenti. Questo è quello che dice. Perché? Perché le persone non sono indifferenti al futuro dell'umanità, anzi, tutt'altro.
e hanno e devono essere motivate ad agire non solo per gli interessi del profitto. Perché? Perché se la Terra muore, moriamo tutti, la biosfera terrena è l'indispensabile per far sì che tutti possiamo sopravvivere. E nessun denaro salva la vita dei terrestri, dei figli e dei nipoti. Questo è quello che dice apertamente Juniski in questa conferenza. Presidente del gruppo di società Skyway, Presidente del Consiglio di amministrazione e General Designer, String Technology, l'ingegnere Anatoly Juniski. Ho voluto dedicare queste paio di slide proprio per questo premio che ha riconosciuto Juniski, un grande valore, quello di creare un progetto molto molto importante, etico, che analizza in modo macroscopico i problemi terrestri. Juniski nel tempo, in questi anni, ha incontrato tutti i personaggi più importanti al mondo e quindi Skyway, visto che ha dei vantaggi enormi, potrà veramente avere un passo più veloce rispetto a tante altre soluzioni. Qui vedete una slide che ripropongo da un po' di tempo, non era condivisa, che vede Juniski con il Dalai Lama. Juniski ha visitato le sue terre e ha avuto il benestare anche da parte del Dalai Lama della tecnologia Skyway, che non è impattante sull'ambiente e può essere un modo per arrivare anche in zone dove non ci si è arrivati con altri mezzi di comunicazione. Quindi costruiamo Skyway e salviamo il pianeta. Questo è, diciamo, sostanzialmente il nostro motto. Passato e presente, lo sappiamo tutti, le tecnologie evolvono, ma le infrastrutture non tanto, e quindi c'è bisogno di flessibilità per un mondo che è molto, variegato, dalle città, dalle metropoli, dai paesini, dalle paludi terrestri, montagne, eccetera, eccetera, c'è bisogno di grande flessibilità per trasportare velocemente, in sicurezza, persone, merci e tutti gli esseri viventi della Terra. Quindi la visione di Anatoly Juniski l'abbiamo approfondita, è quella di riportare la Terra alla Terra. Quindi decementificare, togliere quell'enorme cementificazione che abbiamo portato in questi anni e dettare l'idea di portare l'industrializzazione, le merci nello spazio, perché lo spazio è grande, la Terra invece ha risorse finite. Per approfondire chi è Juniski, vi dico sempre e vi suggerisco di andare a vedere il suo sito. Qui vediamo un po' di storia. Il 2001-2009 Juniski ha portato alla ribalta un pochino le sue idee di infrastruttura flessibili, ma al tempo stesso che riescono a portare grandi carichi. E quindi Skyway in sintesi è un sistema innovativo che è in grado di trasportare l'uomo in sicurezza velocemente in luoghi anche non accessibili facilmente, col minimo impatto ambientale, senza ripercussioni sulla salute e con il miglior rapporto costi-benefici. La struttura, l'infrastruttura di base è la struttura stringa, nella quale viene portato non solo il supporto per sostenere i mezzi di comunicazione, ma anche le tubazioni per trasportare dati, quindi informazione digitale, per trasportare energia, ma anche altre cose, altre situazioni come l'acqua, molto importante.
Il confronto di Skyway con altri tipi di trasporto rileva che Skyway non ha uguali in termini di vantaggi su tutti gli aspetti più importanti: capitale investito, le spese di esercizio, quindi di gestione, l'inquinamento dell'ambiente, l'incidentalità nei trasporti. Questa slide ci permette di aprire le porte a tutti gli scenari possibili per lo sviluppo di soluzioni che vanno a rispolverare progetti che sono nel cassetto da anni e anni per motivi legati a mancanza di fondi, a mancanza di soluzioni che possono evitare impatti ambientali, e quindi c'è bisogno di smuovere le coscienze, capire che le persone devono essere informate. È per questo che facciamo questi webinar, per diffondere le informazioni di cosa può fare Skyway. Tutto questo che Uninski ha portato avanti con brevetti e certificazioni è stato valutato da una società londinese, la quale sostiene che la proprietà intellettuale di tutto questo, di questa tecnologia, di queste innovazioni, è 400 miliardi 867 milioni 433 mila dollari. Questo valore è stato suddiviso in altrettante quote del gruppo Skyway e una parte di queste quote sono state distribuite per realizzare un parco, un ecotecnoparco in grado di dimostrare che le tecnologie funzionano, le certificazioni esistono e quindi la dimostrazione che queste tecnologie, questi mezzi di trasporto possono essere realizzati realmente per trasportare qualunque cosa. E qui nasce appunto la raccolta di fondi attraverso il crowd investing per realizzare questo parco, partito nel 2014 con lo sviluppo tecnologico, la costruzione e la dimostrazione dei certificati delle linee, per arrivare a progetti locali. Oggi manca una sola linea che è in fase di costruzione, pensate, negli Emirati Arabi. Gli Arabi hanno investito in questo progetto, così come anche noi cittadini privati possiamo fare. Il crowd investing equity è sostanzialmente una sovvenzione a progetti di società in startup in cambio di quote partecipative del capitale. Non ci sono garanzie, non è un prodotto finanziario, nessuno, anzi, se sentite persone che vi dicono che ci sono alti guadagni e che sono azioni, non considerate queste informazioni vere, perché ci sono persone che spacciano che questo è il guadagno stratosferico garantito. Assolutamente no, questo non è un prodotto finanziario, è un sostentamento a una società in startup che riconosce queste sovvenzioni con delle quote partecipative di capitale. Queste quote avranno un valore nominale di $1 nel momento in cui ci sono le condizioni affinché l'azienda possa essere lanciata in borsa. Naturalmente, ottenendo queste quote partecipative, a prescindere dalla borsa, ci potranno essere erogati dei dividendi da parte dell'azienda in proporzione al numero delle quote possedute e agli utili distribuiti da Skyway nei prossimi decenni. Quindi si diventa tutti gli effetti coproprietari di una società di trasporto globale, ma non solo di trasporto, perché intorno a questo trasporto ci sono tantissime altre cose. La costruzione di stazioni a torre, contesti di villaggi ecologici e così via. Quindi partecipiamo a una proprietà intellettuale senza precedenti. Può essere considerata un'altra innovazione tecnologica dopo la scoperta della ruota. Bene, qui questa slide mi dispiace, non è stata caricata bene, correttamente.
Non è più le ultime ore della fase 12, ma siamo alle, ancora, c'è ancora una settimana di tempo per la fase 12. Qui vedete uno schema dove, a parità di quello che noi possiamo sovvenzionare, abbiamo delle quote partecipative. Si può aderire anche con 15 dollari, ma anche oltre 5.000, 10.000, 20.000. Quindi lo standard è diverso da persona a persona. Io suggerisco sempre di partecipare al progetto, di non pensare che è garantito al 100%, ma ci sono buone prospettive che queste quote un giorno si raccontino che hanno avuto un valore minimo per salire in valori molto molto più alti. Comunque sia, non è un prodotto finanziario, lo ricorderò per tutta la sera. Questo è il certificato che attesta il riconoscimento di proprietà delle quote, emesso dalla Euro Asian Rail Skyway System Holding Limited, 1 o 2, l'1 è già esaurito tutte le quote, pensate che siamo in fase 12. E entreremo il 26 dicembre in fase 13. La fase 13 prevede una spesa di 25 milioni di dollari, così come la fase 14, così come la fase 15. In tutte le tre fasi ci sarà una distribuzione delle ultime quote a disposizione per un totale massimo di 133 miliardi di quote per i progetti che sono stati realizzati per dimostrazione delle linee e della certificazione. E naturalmente ad ogni fase c'è un cambio di valore di queste quote, quindi più ci avviciniamo all'ultima fase 15 e maggiore è il valore di queste quote. Pensate che in fase 15 il valore della quota raggiungerà un dollaro. Oggi in fase 12 avete ancora un'ottima possibilità di conversione perché siamo a 1,35-1,80, mentre in fase 13 passeremo a 1,30-1,60. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni dollaro vengono date dalle 30 alle 60 quote a seconda della sovvenzione che uno versa. Qui vi faccio vedere nel tempo delle quote che possono salire a fronte dello sviluppo delle fasi, perché ogni fase dà un valore aggiunto alle quote Skyway, perché ogni fase è uno sviluppo importante, industriale, di costruzione dei mezzi, di costruzione delle infrastrutture, di certificazione, di test dei mezzi che si muovono sulle infrastrutture. Quindi, ogni giorno che passa le quote prendono sempre più valore. Pensate dalla fase 5 alla fase 12 che cosa è successo? Che per le stesse valore, il numero di quote nel fase 5, 2.000 dollari, si è passato a 19.400 in fase 12 e la prossima settimana saliranno ancora. Quanti progetti devono essere realizzati affinché noi possiamo avere anche un centesimo di dollaro per dividendo? Ebbene, è stato fatto un calcolo e il fatturato annuale della Global Transport Investment dovrebbe essere di 66,5 miliardi di dollari. Non è una cifra, è una cifra importante, ma non è tanto, tanto grande se pensiamo che ogni progetto costa miliardi, parecchi miliardi. Quindi la redditività, considerando un 10%, ci permette di considerare che il profitto, e considerando il 20% delle azioni privilegiate per le società che hanno sostenuto il progetto dell'Ecotecnopark e dello sviluppo del polo tecnologico negli Emirati Arabi, generano 1,33 miliardi di dollari, che sono pari a 133 miliardi di quote che sono state stanziate dalla Skyway per raccogliere i fondi per questi parchi. Quindi diciamo che i dividendi possono essere interessanti considerando che un centesimo di dollaro moltiplicato per le quote che uno ha
possono diventare valori importanti all'anno che si possono generare. Molti paesi hanno lasciato preordine per l'utilizzo della tecnologia Skyway, non solo i cittadini privati, ma anche i paesi, tutti presenti. Più di 80 delegazioni sono andate all'Ecotecnopark in Bielorussia a vedere questi sistemi. Quindi l'ecosistema Skyway non comprende solo il trasporto, ma l'internet delle cose, i droni per trasportare le infrastrutture, la mobilità elettrica locale, quindi automobili locali anche per gli invalidi civili, la blockchain, che è la tecnologia in grado di gestire tutti i dati informativi. L'Ecotecnopark è questo, vedete alcune linee presenti, la rigida, la semirigida, la flessibile, e quindi sono le linee possibili con mezzi ovviamente che hanno caratteristiche diverse, e l'Ecotecnopark è praticamente concluso. Qui avete alcune foto dei mezzi. Qui consideriamo che in questi 2 anni la Bielorussia ha chiesto a Skyway di sviluppare lavoro, e quindi Skyway non aveva previsto di creare un'industrializzazione in Bielorussia, e pensate che in soli 2 anni ci sono 200 persone qualificate che lavorano per i progetti di Skyway nel mondo. Gli ambienti anche dell'ufficio sono pensati in modo che la tecnologia si sposa con l'ambiente, quindi anche le piante. Qui mi è partito il pulsante, le piante per areggiare e avere un ambiente sano. Qui abbiamo la fabbrica, stavo dicendo, Emirati Arabi. Negli Emirati Arabi stanno costruendo tutto il polo tecnologico per lo sviluppo, il know-how e dei moduli della produzione, ma questo sono i, diciamo, i reparti specializzati in Bielorussia. L'azienda è certificata secondo il TÜV, quindi alta qualità di organizzazione della società, fa parte del trasporto pubblico, l'Associazione del Trasporto Pubblico Internazionale. Ci sono dei certificati che attestano che i mezzi di trasporto sono affidabili, sono testati, e in vari paesi al mondo, Stati Uniti, India, c'è poi anche la Cina, Giappone, eccetera, eccetera. Questa è una fotografia che per molte persone che non hanno ancora ben inquadrato il progetto. Questa è molto significativa, questa foto rappresenta un confronto tra l'agosto 2016 e agosto 2018, dove praticamente eravamo agli inizi della fase di costruzione, e oggi invece possiamo andare in visita e vedere tutto quello che è stato costruito. Ci stanno costruendo anche un villaggio, diciamo, con delle case ecologiche. Quindi c'è anche un discorso di urbanizzazione di basso impatto ambientale, e così via. C'è una parte del parco dove c'è la dimostrazione del carico e scarico merci in modo automatico, e potete notare come il costo di trasporto di Skyway rispetto a tutti gli altri mezzi di trasporto, e in base anche al tempo di consegna, è decisamente migliore. Vedete la posizione di Skyway in termini di consegna e di costo. Naturalmente il costo è più basso di quello della nave, ma il tempo di consegna è pressoché veloce come l'aereo. Quindi pensate che sviluppo ci sarà nei prossimi anni. L'Uniwind è una linea più leggera della leggera dell'Unibike, pensata perché è stata richiesta dalle delegazioni in visita in Bielorussia, e questo permette di avere alta flessibilità in contesti dove ci sono pochi spazi pubblici.
Questo è il ponte a stringa Skyway, quindi anche i ponti potrebbero essere fatti con questa metodologia. Poco cemento armato, meno cemento armato e meno ferro, quindi strutture più leggere ma altrettanto resistenti. L'EcoHouse è l'edificio che utilizza risorse naturali, acqua, luce, calore, terra. Ne è stata costruita una che è stata spedita negli Emirati Arabi, dove si sta creando il nuovo EcoTechnoPark, livello, diciamo, legato all'alta tecnologia per l'alta velocità e il trasporto pesante. Questa, diciamo, è stata l'evento per il trampolino di lancio di Skyway nel mondo, perché erano presenti 400 aziende che si interessano di trasporti, di logistica, e Uninski ha portato il suo gioiello, che è l'Unibus ad alta velocità 500 km orari, disegnato dagli ingegneri e non dai designer, per ridurre il coefficiente di attrito quasi teorici. Qui vedete alcuni mezzi che sono a disposizione per essere sviluppati e distribuiti in commercio. Ecco, l'Unibus, 500.000 passeggeri al giorno per il trasporto, è simile, paragonato a un'automobile, a 6 posti, molto spazioso, al portabagagli, consuma molto poco, ha una efficienza energetica superiore 5 volte rispetto a veicoli elettrici che utilizza, che, con i quali si utilizza l'energia a fonti rinnovabili. Qui abbiamo già detto il coefficiente di resistenza aerodinamica 0,05 contro i 0,2 per una macchina da Formula 1. Questi sono gli spazi, molto, molto eleganti, molto, cioè, finiti bene, e quindi questo ha portato poi a uno sviluppo importante negli Emirati Arabi attraverso la mostra della città del futuro in aprile 9-11-2018. Vi do già l'appuntamento al prossimo anno, sempre ad aprile, dove ci sarà già una linea da 400 metri sviluppata negli Emirati Arabi. Gli Arabi hanno assorbito l'intera fase 11, 25 milioni di dollari, hanno stanziato 50 ettari di terreno per il polo tecnologico, più altri 200 ettari per fare una linea ad alta velocità di 25 km, e questo è il punto di partenza per collegare tutte le città più importanti degli Emirati Arabi. Ecco, questo è il progetto principe, diciamo, di tutto. Qua vedete l'Unibike in mostra, sempre alla mostra della città del futuro al World Trade Center a Dubai. E qui proprio, ho appena detto, aprile 2019, 400 metri di linea pronti per essere testati. Questo è il programma. E questa, ovviamente, è il programma anche di costruire una linea che possa testare il trasporto pesante dei container. Questi sono i terreni che sono stati concessi dagli Emirati Arabi a Sharjah, dove Uninski è in ispezione, chiaramente. E qui vediamo il 1 ottobre, all'inaugurazione del cantiere, dove c'è il direttore generale della Fast Building Contracting. È una delle maggiori aziende che costruiscono negli Emirati Arabi, quindi è il primo partner per la costruzione delle linee con Skyway. Questa è una foto, diciamo, che riprende un pochino il centro tecnologico Skyway negli Emirati Arabi. Vedete, ci sono le linee, la linea rigida, e poi ci sono le linee leggere qua di fianco, e que tutto questo è vicino al polo universitario americano, quindi tutto concentrato in un punto molto interessante da un punto di vista di sviluppo, eccetera. Skyway, dopo la fiera di Berlino, ma non solo la fiera,
Skyway quest'anno è stata presente in tutte le fiere più importanti al mondo, in Indonesia, Singapore, in Thailandia, quindi a Berlino e quindi negli Emirati Arabi. E quindi anche le riviste importanti che parlano di tecnologia e ambiente cominciano a evidenziare che Skyway comincia a essere un'idea molto molto importante. E qui technology.org dice: nuovo arrivato al mercato arabo, una società dell'Europa orientale sta per lanciare un importante progetto di trasporto negli Emirati Arabi Uniti. Questa è 25 ottobre, quindi diciamo che si comincia a far sentire il tutto. Skyway è presente nei portali anche dei trasporti francesi. Considerate che sono state fatte due conferenze internazionali, una in Nigeria, dove ci sono parecchie, pa parlano di cinque città, cinque smart city, quindi città che saranno sviluppate secondo le nuove metodologie di trasporto. E Skyway riceve la popolarità negli Emirati Arabi Uniti, qui si parla ancora degli Emirati Arabi. È stata presentata Skyway insieme ad altre tecnologie innovative, come diciamo, come soluzioni vincenti per gli arabi. Addirittura hanno già nell'Unibike hanno già il marchio con Dubai, Skypod, Skyway Pod, Unibike e Unibus, hanno già un marchio Dubai sopra. Quindi Skyway è pronta per la nuova fase che è quella di sviluppo delle linee, dei progetti locali. Per fare ciò Skyway ha diciamo, implementato, ha sviluppato la blockchain. La blockchain è una tecnologia che è in grado di gestire enormi quantità di dati che servono per i dati personali delle persone trasportate, i dati che riguardano l'energia necessaria per muovere i mezzi, si usa solo ed esclusivamente energia rinnovabile, gli accessi ai mezzi, la moneta digitale per la circolazione e quindi il trasporto. Quindi la blockchain gestirà tutto quello che gira intorno a Skyway. Il nuovo piano industriale prevede tre fasi. La prima è quella di costruire le centrali solari e i progetti di carichi commerciali, quindi le infrastrutture. La seconda fase è il trasporto passeggeri e complessi infrastrutturali. Terzo, trasporti ad alta velocità e complessi anche qui infrastrutturali. Quindi diciamo che Skyway ha la missione di introdurre della tecnologia verde altamente efficace nel settore dei trasporti, quindi energia pulita al 100% per far sì che questo permetta di muovere i mezzi senza inquinare. Verranno costruiti anche complessi di trasporti, infrastrutture di secondo livello, centrali elettriche solari, ecocase, quindi villaggi ecologici, dove non si usa il gas. Considerate che le case ecologiche di Unischi sono adatte anche negli Emirati Arabi perché il tetto è sostituito da una coltre di terreno che isola dal sole, quindi dalle temperature altissime, e quindi c'è un raffrescamento naturale delle stanze senza i condizionatori, ovviamente. Quindi si cerca di limitare, di sfruttare quello che la terra ci dona in modo efficiente ed efficace. Si creeranno delle stazioni a torre, delle zone sempre verdi. Pensate che nell'Eco Technopark in Bielorussia sono state piantate 10.000 piante, c'erano anche delle sovvenzioni da parte dei cittadini privati che permettevano di avere la propria pianta, quindi chi è andato in visita a Minsk ha visto la sua pianta col suo nome e cognome. Quindi queste piante generalmente sono da frutto. L'humus che ha inventato, cioè che ha predisposto Uniski, è un
con cime naturali che fa crescere velocemente le piante in modo tale che queste piante producono frutti. Bene, siamo giunti alla conclusione. Abbiamo parlato della premiazione della pace di Juninski. Abbiamo accennato al fatto che Juninski già 30 anni fa parlava dell'anello magnetico da realizzare intorno all'equatore per portare le merci nello spazio e riportarle ovviamente a terra senza l'utilizzo dei razzi che comportano un consumo e un danneggiamento dell'ozono senza precedenti. Basta una spedizione nello spazio per creare un buco dell'ozono pari grande come quello della Francia. Comunque tutti questi dettagli li trovate nella lettera aperta di Juninski che ha enunciato nella cerimonia in Slovacchia. Bene, con questo cosa voglio dire? Che oggi il mondo sta cambiando velocemente, il lavoro sta cambiando velocemente, 7 lavori su 10 20 anni fa non c'erano, quindi la cosa importante è lo spirito di adattamento delle persone. Quindi le persone che si adattano al cambiamento sono è la razza più forte. Quindi se noi prendiamo in esame le aziende che negli ultimi 20 anni sono state costruite, considerate che Google è 20 anni esattamente adesso, chi ha investito 20 anni fa 100 dollari sull'idea Google, ovviamente oggi avrebbe un valore di 100.000 dollari. Quindi Skyway non è solo chiaramente internet, ma è molto di più, è internet delle cose, perché si permette di trasportare dati, merci, tutto quello che possiamo trasportare. Quindi Skyway è molto di più di Google. Tra 20 anni Skyway non oso pensare quanto possa valere. Comunque sia, ci sono tanti esempi che noi possiamo prendere in esame. L'unica cosa che dico, chi ha incontrato questo progetto, così come l'avete fatto voi che siete presenti, quelli che ascolteranno per la prima volta questa presentazione e tutti quelli che vi ascolteranno perché ne parlerete, hanno la possibilità, la fortuna di mettere un piede in questo progetto. Mettere il piede significa sostenerlo. Sostenerlo significa parlarne, condividerlo e poi, se uno vuole, anche prendere un po' di quote di questa società che un giorno possono essere a un valore decisamente alto che vi potranno dare grandi soddisfazioni. Qui vedete la classifica di tutti i marchi più importanti al mondo. Amazon la padroneggia col più 42%, è la numero uno al mondo. È un negozio virtuale, non è virtuale, è un negozio, un e-commerce con il quale si può comprare online, ma non solo, c'è un servizio che in certe zone vi consegna le merci anche in giornata. E sta prendendo sempre piede, sempre di più anche nella spedizione. Ho sentito parlare che partirà con il servizio per la spedizione della posta, quindi anche, insomma, anche Amazon si sta diversificando parecchio. Comunque sia, tutti questi marchi, la maggior parte, parte Walmart, sono tutti marchi tecnologici tecnologici, informatici e quindi diciamo delle telecomunicazioni, diciamo che sono marchi che hanno fatto la storia in pochi anni, diciamo così in generale, 20, 30, 40. Skyway la potrà fare anche a mio avviso, in molto meno tempo. Bene, a questo punto
Questa slide che vi ho costruito io per dare un senso a cosa? Dire che chiunque può sostenere il progetto perché chiunque ha 15 dollari. Tuttavia, se uno valuta una quota, diciamo, che può essere importante, per alcuni può essere troppo importante, per altri poco importante, ma facciamo una valutazione oggettiva. Con 1000 dollari oggi cosa fate? Fate la spesa per 2 mesi? Oppure comprate il computer? Oppure andate in vacanza? Oppure potete investirli in borsa piuttosto che fare altro? Bene, questo lo potete fare e continuare a fare, ma questo non vi può portare a una differenza nel tempo, nel senso che quei 1000 dollari, quando li avete spesi, li avete spesi. Non c'è un modo per far lavorare questi soldi, a meno che non investiate in borsa, eccetera. Oppure prendere delle quote Skyway, cioè sostenere il progetto Skyway affinché questo progetto si sviluppi in modo efficace e pratico. E questo vi dà la possibilità che queste quote che voi oggi potete prendere e avere assegnato con un certificato che la Skyway riconosce proprietario, potranno un giorno essere, innanzitutto a breve saranno un valore di 1 dollaro perché siamo in fase 12, 26 dicembre, fase 13, vi ricordo, quindi parlate con le persone più care. Vi incontrerete con i vostri parenti, è il modo migliore per parlare di Skyway. Fatelo perché un giorno le persone a cui non avete parlato di Skyway vi potrebbero dire: cavolo, se lo avessi saputo avrei partecipato anch'io. Invece se glielo dite in anticipo non potranno dirvelo questa frase. E un giorno queste quote invece di 1 dollaro potrebbero valere 5, 10, 50, 100 dollari, 1000. Quanto vale un'azione di Amazon oggi? Andate a vedere. Quindi perché non sostenere il progetto? Questa è la domanda. Tutti possiamo sostenerlo. Le obiezioni oggi stanno a zero perché abbiamo visto lo sviluppo dell'azienda, della tecnologia, ci sono dei progetti già pronti per essere installati, è solo questione di tempo e un po' di pazienza, perché i progetti così non possono essere fatti in un giorno. I progetti di un giorno sono tutta fuffa, come si suol dire. Bene, con questa slide vi lascio a un video e soprattutto a augurarvi un buon Natale, a tanti tanti auguri di buone feste, buone vacanze, che voi stiate in compagnia con i vostri cari, le vostre famiglie e mentre parlate di tante cose, tirate fuori Skyway, perché Skyway farà la differenza per tante tante persone. Un saluto a tutti voi, i vostri cari, grazie per il tempo che avete dimostrato per questa presentazione e buon Natale e buone feste a tutti. Mi raccomando, il 26 dicembre, ore 22 e ora italiana, passeremo definitivamente in fase 13. Un saluto a tutti.
войсковые. Посылай планету. Посылай планету.